Una firma qui. Benvenuti, amici della cripta. Sono qui per voi, per ricordarvi di prestare attenzione a ciò che succede dietro le vostre spalle, per punzecchiare il vostro occhio troppo innocente per vedere orrore, orrore. Il periodo più bello dell'anno si avvicina e mentre le creature della notte finalmente si risvegliano, io vi racconterò una storia che vi farà gelare il sangue nelle vene. Attento, perché l'orrore è ovunque, è sotto le unghie dell'uomo dalle mani nere. Lasciate che vi spieghi. La prima storia inizia con il nostro Joe, che mal sopportava le persone. Mai una lacrima cadde su quella terra arida, se non di gioia per ciò che vi faceva crescere. Ricordati. Ricordati. Qualsiasi cosa succede, questa notte non... Qualcuno avesse mai sepolto. Io posso trattenere il fiato quanto voglio!
Ciao, Joe. Leo, quest'anno sembri in anticipo. No, oggi è il 20 del mese, sono puntuale come ogni anno. Vuoi entrare? Posso offrirti qualcosa? No, grazie, purtroppo mi tocca fare il giro delle altre fattorie, sono già un po' in ritardo. Comunque, ero passato solo per dirti che il carico di questo mese verrà prelevato la mattina del 26. Quante? Gio, 20. Non eri mai arrivato a 20. Complimenti, Gio. Ti stai dando da fare, eh? Allora, a presto. A presto. Umidità, temperatura, sole. Thank you.
Ehi, hey Joe. Ero nelle vicinanze. Volevo vedere come te la passi. Sembri messo male. Ci sono forse problemi? Assolutamente no. Il lavoro procede bene. Sì, sì. Ti ricordi la terra di... Poco fa ero da lei e pensa ha insistito affinché assaggiassi una delle sue zucche. Era da anni che non ne assaggiavo una così buona. Certo, mi ricordo di Sara. Non da molto ho iniziato a coltivarle. Aspetta qui. Io dovrei proprio andare. Wow. Da quando le tue zucche sono così grandi? È bellissima. Grazie, Joe. Pronto? Joe, senti, mi devi dire come hai fatto. Cosa? Le zucche. Sono le zucche più buone che io abbia mai assaggiato negli ultimi 20 anni. Però devi dirmelo. Devi dirmi come hai fatto. Pronto? Diciamo che quest'anno ci ho messo davvero tutto me stesso. Sai una cosa? Te le compro tutte. Anzi, ti compro le prossime 4 annate. Lascia perdere Sara e le sue zucche di merda, non sono nulla in confronto. Fidati, con queste zucche così buone, se mantenere la qualità possiamo guadagnare almeno. E così diciamo addio al nostro caro Joe, che purtroppo non sarà più in vena per coltivare altre zucche. Preparatevi e state ben attenti, perché il prossimo racconto della cripta potrebbe essere dietro l'angolo. When I look out my window,
many sights to see. And when I look in my window, so many different people to be, that it's strange.